Siamo in compagnia dell'artista Alessandro Battisti, al quale chiediamo di definirci ulteriormente il suo concetto di intellettualità dell'opera d'arte. Quello che a me interessa dire, cioè soffermarmi, è sul concetto che l'arte per se stessa non c'è a priori, è un qualche cosa che avviene, diviene, appare, ti coinvolge nel fare. Ecco, nel fare arte hai sempre una crescita intellettuale nel farlo e nel trasmetterlo, per cui si mette in atto una dinamica di forze e di aspetti di comunicazione, di linguaggio, che non sai mai dove ti può portare, e ed è per questo che c'ha un fascino e ti coinvolge e ti impegna e ti mette in sfida continuamente. Allora è nella scoperta e nella successione delle invenzioni, si scopre e ti si scopre attraverso la concretezza dell'opera. Nello stesso tempo è un'opera che ti sfugge ed è sempre, ed è dopo tanti anni tu la vai riscoprire ancora e la potresti di nuovo riproporre e rielaborare in più complesse aspetti. È una fatica di Sisifo, un aspetto di vitalismo inconscio, nascosto, però che a te appare come sempre conosciuto, cioè un qualche cosa come una realtà che ti apparteneva già prima. Ecco, questo sbattimento di quasi contraddizioni, ma diventa essere una realtà vera, una realtà autentica.